Filippo Saltamartini, sindaco di Cingoli, la protesta della vostra comunità si è protratta fino a oggi, 27 aprile, per dire che cosa no alla chiusura dell'ospedale o comunque al ridimensionamento dell'ospedale di Cingoli. È l'unico ospedale di montagna della regione Marche, completamente ricostruito e inaugurato 2 anni fa, è l'unica struttura ospedaliera efficiente e antisismica. Ci vogliono levare sia il reparto medicina che il reparto di pronto soccorso. Questo è inaccettabile perché c'è una lesione totale di principi addirittura costituzionali. Poi c'è una diseconomia perché con gli stessi sanitari che sono oggi previsti dal piano noi siamo in grado di mandare avanti un pronto soccorso per un ospedale di montagna e un reparto per acuti. Credo che questa sia una decisione che noi dobbiamo contrastare e la stiamo contrastando, ma che dimostra che questo piano sanitario non fa spendere di meno, ma elimina inutilmente solamente dei servizi. E noi siamo qui oggi in migliaia proprio per rivendicare principi fondamentali. Che senso ha festeggiare il 25 aprile, fra qualche giorno, la festa della Repubblica e dimenticare principi che sono scritti nella Costituzione, non nel piano sanitario? Quindi giù le mani dall'ospedale di Cingoli. In verità sono pochi quelli che escono insoddisfatti da questa proposta. Continueremo a lavorare per cercare il massimo della condivisione, ma va da sé che nel momento in cui si fanno riforme così profonde non si può pretendere di avere la condivisione di tutti, anche perché ci sono luoghi in cui permangono logiche campanilistiche che nulla hanno a che vedere con, come dire, il salto qualitativo che deve fare il servizio sociosanitario delle Marche. Mi riferisco ad alcuni che in questo momento, dopo la proposta e dopo la mediazione che abbiamo trovato, insistono per avere cose che magari non sono per noi concedibili. Tutto qui, punti di attrito mi pare ad oggi, anche se ripeto la discussione non è chiusa, sono prevalentemente Cingoli e Fossombrona. Perché è impossibile accontentare queste realtà sanitarie? Semplicemente perché quello che ci viene dettato dalle norme che sono state introdotte dalla spending ci obbligano a razionalizzare il sistema e soprattutto ci obbligano a superare quella frammentazione territoriale e ospedaliera che in qualche modo trova, come dire, riscontro in quelle norme. A noi non resta che applicarle, lo facciamo cercando di attenuare il più possibile l'impatto sociale. E tuttavia alcune difficoltà comunque permangono. Per quale motivo avete portato la vostra protesta da Cagli fino qui ad Ancona? Noi è un paio di mesi che ci stiamo mobilitando per organizzando manifestazioni e iniziative per tenere alta l'attenzione e mettere in evidenza quelle che sono le reali esigenze del nostro entroterra e l'importanza che l'ospedale ha per noi. Noi siamo un gruppo di giovani che siamo intenzionati a continuare a vivere nel territorio dove siamo nati, siamo disposti a spostarci per andare a lavorare tutto quanto, però vogliamo che vengano garantiti quei servizi necessari e indispensabili affinché sia possibile continuare a vivere in un territorio che amiamo. Si mantiene sui consueti valori la percentuale della raccolta differenziata nei comuni maceratesi serviti dal Cosmari. Infatti, in questi primi mesi del 2013 si è passati dal 70,53% del mese di gennaio al lieve calo di febbraio 69,64% fino al 71,04% di marzo scorso. Sostanzialmente tutti i comuni continuano a far registrare medie che vanno di molto oltre i valori regionali e nazionali, grazie all'impegno dei cittadini e del sistema di raccolta domiciliare porta a porta studiato e applicato dal Cosmari. In queste ultime settimane il servizio porta a porta è stato avviato anche a Pieve Torina e Montecavallo, mentre nel comune di Fiastra è iniziata la raccolta differenziata della frazione organica. Nei prossimi mesi, dopo la positiva sperimentazione, i sacchetti intelligenti con microchip verranno utilizzati da tutti i cittadini di Porto Recanati e da una prima parte di residenti e attività economiche di Civitanova Marche. A vincere la classifica dei comuni più ricicloni nel mese di marzo è il comune di Montecassiano, seguito da Appignano, Camprotondo, Pollenza e Ripe San Ginesio. Rimane ancora aperta la questione dell'acquisizione della SMEA da parte del Cosmari, che consentirebbe di completare il sistema di raccolta porta a porta in tutta la provincia di Macerata. Beppe Severnini con Scritture Brevi. Una domanda in quattro parole. Perché meno è meglio? Perché troppo è peggio.
Mi sembra che dal debito pubblico alle parole di un ragazzo o una ragazza quando si vuole scusare per qualcosa che ha fatto, troppo è peggio, perché la brevità è spietata ed è una buona cosa, la brevità perdona meno errori e ci costringe a essere più precisi. Se poi la brevità la coppiamo all'ironia, che come ho detto oggi è un po' la sorella laica della misericordia, allora è perfetto, si raggiungono molte cose facendo passi brevi, facendo passi lunghi e tanti non si arriva da nessuna parte. Qual è la cosa di troppo in questo momento in Italia, Severnini? Non so se ha tempo fino a Natale, siamo qua e ne parliamo. Il debito pubblico è troppo, i parlamentari sono troppi, due camere identiche sono troppe, le province sono troppe, il numero ideale è zero, mi spiace, perché tanto Macerata, se anche non è provincia, resta una grande città importante, non è universitaria e non solo, è storica. E potrei andare avanti, gli stipendi, le pensioni esagerate sono troppi, i sussidi che non devono arrivare sono troppi, le parole con cui una classe politica per anni ha coperto tutto questo sono troppe, devo andare avanti. Un consiglio che lei ha dato è stato porco, che cosa significa? Beh, detto così sembra un insulto, che peraltro ci mi vengono in mente alcuni nomi, diciamo, che vanno dallo spettacolo alla politica, che potrebbero anche, diciamo, fregiarsi con un certo con una certa efficacia di questo titolo. No, il porco mio era un acronimo. Porco vuol dire una sigla, quindi porco P pensa o organizza, R rigurgita, C correggi o ometti. Sono cinque regole base per scrivere e le ho dette, mi sembra di aver convinto qua questo pubblico impressionante di Macerata. La notizia ricevuta oggi in quest'aula, come l'ha letta? È una bella battuta, non è male. Come l'ho letta? Ma l'ho detto pubblicamente, quindi non è che posso... Non è un segreto, io non sono un frequentatore di politici perché vivo a Crema, frequento Milano, giro all'estero, a Roma è una città dove non vado molto spesso, però da anni, proprio perché siamo conosciuti in convegni vari, amicizia con qualcuno l'ho fatta e uno di questi è Enrico Letta, quindi non è che mi vergogno, non è vietato che un giornalista sia amico e quindi sono felice, penso che una persona... Sono convinto sia una persona per bene e lo considero certamente una buona notizia. Cosa posso dire? Lo penso così. Un altro che conosco bene, che considero un amico, è Matteo Renzi, vorrà dire che faccio il talent scout da adesso in poi. Però veramente si contano sulle dita di una mano. Siamo con Rita Traversi, preside dell'Istituto Tecnico Industriale Eustachio Divini di San Severino Marche. Oggi la manifestazione conclusiva del progetto Piscina 2012-2013, che è giunto ormai al quinto anno. Con tanta soddisfazione da parte degli studenti che partecipano in maniera numerosa. Vivono un'esperienza particolare, perché effettivamente la scuola più di questo non potrebbe offrire. Siamo in una piccola comunità ed è una prospettiva diversa per loro, perché qui fanno pallanuoto, piscina normale, calcetto e anche immersione per il triennio. Io devo ringraziare tanto il professor Livio Poletti, che è professore di scienze motorie e educazione fisica, che persegue questi obiettivi per un corpo giovane e sano e conseguentemente una mente più sana. Sono contenta di essere qui oggi e di dare il mio piccolo contributo con la mia presenza a questi ragazzi che adoro. Siamo con Livio Poletti e Paola Fiori, docenti di educazione fisica dell'Istituto Tecnico Industriale di San Severino. Che risposta c'è stata da parte dei ragazzi a questo progetto Piscina? Beh, questo è il quinto anno che lo facciamo, quindi se è il quinto anno significa che ha riscosso un discreto successo. Anche quest'anno abbiamo portato 16 classi complessivamente per un totale di circa 300 studenti. L'iniziativa è nata sia per l'apprendimento delle tecniche basse del nuoto, ma soprattutto per l'apprendimento del gioco della pallanuoto. Oltre a questo poi abbiamo sviluppato anche un progetto per le classi del triennio con delle lezioni teorico-pratiche di immersione con autorespiratore. Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie all'interessamento della dirigente scolastica e soprattutto anche dall'impegno di tutti gli organi della scuola.
un modo, professoressa, per avvicinare anche i ragazzi più restii all'educazione fisica, per fargli apprendere una nuova materia, un nuovo modo di fare sport. Sicuramente i ragazzi sono stati molto contenti di accogliere questa nuova disciplina nell'entusiasmo dell'effettuare dei nuovi sport. Per alcuni diciamo che sono stati proprio primi approcci all'acqua, per altri invece il modo di specializzarsi su uno sport nuovo e magari di continuarlo poi per la vita. Questo progetto rientrerà anche nella valutazione per i ragazzi che hanno fatto il progetto piscina? Senza dubbio sì, e i ragazzi sono motivati oltre che dall'impegno e dall'attenzione nei confronti della disciplina anche da una valutazione che rimane coerente a quello che loro impiegano sia come impegno sia come tecnica.